Queste le immagini dell'America degli anni ruggenti, l'America del proibizionismo e del racket, l'America dei gangster più famosi che imposero la spietata legge del mitra. Il cancro della corruzione aveva attaccato anche i tessuti sani della società, corrodendo perfino le forze dell'ordine e consentendo ad Al Capone e ad altri ras della malavita di farla da padroni. Ma fortunatamente esistevano anche uomini di straordinario coraggio che lottavano per tenere alta la bandiera dell'onestà e della legalità, non tremando di fronte al crudele strapotere dei gangster. Questi erano gli ormai mitici uomini del reparto speciale, ossia gli agenti ai quali venivano affidati gli incarichi più audaci, le imprese più eroiche, le missioni insomma più adatte all'altezza del loro valore e al livello della loro eccezionale intelligenza. Al quarto gruppo, via! Voi due, eh? Voi avrete il controllo della zona tra la seconda e la terza strada. Arrestate spacciatori di droghe e prostitute, ma soprattutto bisogna eliminare il gioco d'azzardo clandestino. Questo è il vostro compito. Via, presto! Ma dove andate? Deficienti. Diciotto. 24. La 11. 32. Ci siamo, qui si gioca. Ti ricordi qual è il nostro compito? No. Stroncare il gioco clandestino. Senti, siccome io non ho stroncato mai, stronca prima tu, che dopo stronco io. Che stronco, qui bisogna stroncare insieme. Sei pronto? Sì. Meno 5. Sì. Meno 4. Sì. 3. Sì. 2. Sì. 1. Ding! Oh, ma che disgraziato, dove vai? A stroncare. È l'ora X. Senti, che ore sono? L'1 un quarto di mercoledì. Aggiudicati, andiamo. Calcio! La tombola! Ma come, la città è piena di giocatori d'azzardo clandestini e voi andate a disturbare dei poveracci che giocano a tombola! La tombola! Incoscienti! Non si arrabbi, capo, le potrebbero cadere i capelli. Vede, signor capo, e in compenso le abbiamo portato una sorpresa, diglielo. Eh sì, faccia conto di avere davanti al suo tavolo uno stupefacente che spaccia a delinquenti. Come? Beh, è un delinquente che stufa spacciatorrenti. Vede, un delinquente che spaccia stupefacenti. Magari, perché la droga è il nostro obiettivo più importante. E chi è? È Joey Merluzzo, detto la piovra del quadrilatero del vizio. Lo mandiamo alla sedia elettrica? Lasciatemi! Sì? Che volete da me? Ma cosa ho fatto di male? Ma io non... Silenzio! Rovinatore di popoli! Lo abbiamo preso con le mani nel sacco! Drogatore! Ma che drogatore? Io sono un droghiere! Appunto, l'abbiamo preso con le mani nel sacco! Nel sacco del pepe, nel sacco della cannella, nel sacco del petrosino e dell'origano! Annusi, comandante! Ma io sono... un onesto commerciante, signor capo. Salute. Scusi, c'è stato un equivoco. In quanto a voi due imbecilli, io vi farò espellere. Salute. Vi farò espellere. Venga con me. Ma che è diventato arbitro? Ci farai espellere. Mai visto? Che c'è? Ha messo in libertà quel delinquente. Io non lo so. Sono stupefatto. Anche tu? Stupefatto dallo stupefacente. Basta. Accidenti a me, a quando vi ho preso nel corpo dei gimem. Adesso basta, eh? Fuori! Ma come fuori? Allora le due prostitute che ce le portiamo con noi? Quali prostitute? Signor capo, quando noi ci mettiamo a fare le cose le facciamo sino in fondo. Signor, sì! Se trovavamo delle prostitute, cosa dovevamo fare? Arrestarle, portarle qui. E noi questo abbiamo fatto. Le abbiamo arrestate e le abbiamo portate qui. Le facciamo tutto in fondo, come la buon'anima di mio nonno. Lavorava al porto, faceva il palombaro. Un giorno venne su, prese aria e morì. Ma che c'entra? E poi le due donne ce l'avevano scritto sulla fronte. E sa cosa dicevano, comandante? Sono la moglie del capo! Questo dicevano! Ma noi le abbiamo portate qui! Via le mani dal tavolo, solo attenti! Signor, ma mettere le mani! Colmo! Che come si permette? Silenzio, corruttrice di millenni! Oh, papà! Scusa, cara! E tu? Ti spiegherò!
mia moglie e mia figlia. È sicuro? Come sono sicuro? No, non si può. A casa poi, farmi conti, sì, ma io, ma io veramente... Signora, signora, che arriveremo in famiglia, tra di noi. Che c'è? Il telefono, sarà la polizia. Oh, sono la moglie e la figlia. E allora? E chi l'avrebbe detto? Pronto! Oh, pronto! Come? Sparatoria in casa di Freddy Angelo? No, 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 vengo io con tutti gli uomini disponibili. Aspettate. Pronto? Preparate tutte le auto. Allarme! Beh, scusi, capo. Cosa c'è? Noi che dobbiamo fare? Ora che siamo stati espulsi potremmo avere la nostra liquidazione. Vi espellerò dopo. Adesso ho bisogno di tutti i miei uomini. Venite con me. Andiamo! Seguitemi! Non ti preoccupare. Attenti, agguato, defilarsi. Ma cosa fa quello lì? Cosa fa? Ha detto defilarsi, non defilé. Voi due, sfondate la porta. Sì. Sfondate la porta. Una, via. No, non me la porta, deficienti, deficienti. Via. Levatevi, la sfondo io, la sfondo. Riproviamo. Dai. Trappola, Freddy Angelo! Questa volta non mi sfuggirà! È così che si entra nelle case dei cittadini contribuenti? Freddy Angelo, qui un'ora fa è stato fatto fuori il tuo migliore amico Johnny Grilletto e metà della sua banda! Questa volta, capo, i vostri informatori vi hanno raccontato una favola! Ah! Perché vorresti negare che qui c'è stata una sparatoria? Ero un po' nervoso e ho fatto a pezzi un po' di roba. Sono padrone di farlo, se mi pare. È roba mia, no? Allora ce l'andiamo. Tacito tu. Vuoi vedere le fatture, piedi piatti? Chiamami ancora una volta così e per te sarà finita. Ma certo, piedi piatti, certo! Mettete sotto sopra tutta la casa! Non è possibile che abbia fatto sparire Johnny Grilletto, capito? Sì, signor piedi piatti. Le fa male il callo. Via! Con permesso. Prego, s'accomodi. Va bene. Via! Ma cosa fai, sì, imbecille? Va al diavolo. Oh, che c'è? Via! Ah, ma allora ce l'hai con me! Pardon. Ciccio? Che c'è? Grilletto, non l'ho visto. Chi è? Che c'è? Non l'ho trovato, Grilletto. Sei sicuro? Sicurissimo. Lì dentro c'è uno seduto sulla tazza e un altro che fa il bagno tutto vestito, così. Cosa? Ma questi sono morti. Capo! Che c'è? Che è successo? Cosa? Ma cosa dice? Ma cosa dice? Zitto! Fammi capire! Vuole dire che il morto è pieno di bagni! I bagni? E il bagno è pieno di morti! Ah, ci sono i morti, finalmente! Freddy, questa volta è finito davvero! Arrestatelo! Ehi, voi, abbattete la porta! Abbattete la porta! Presto! Abbattetela! Abbattetela! Ehi, soliti corretini! Levatevi, ci penso io! Ah, ma c'è la maniglia! Aiuto! Scusi, si tocca? Disgraziati, ma io vi farò fucilare! Giuro che vi faccio fucilare! Siete la sicura del reparto. Io non so come siete riusciti a entrare a far parte della squadra speciale.
Signor capo, la colpa non è nostra. A quei tempi non conoscevamo bene la lingua. Ecco, veda, noi veramente appartenevamo all'Ital Secolo. Che cosa? Beh, una società di meridionali. A meridionali? Come le dicevo, c'è stata un po' di confusione. Quando presentammo la domanda, noi intendevamo dire di essere esperti di pulizia. Ecco, veramente è stato un per cuoco. Dov'è questo cuoco? No, il mio amico vuole dire pro cuoco. Ah, un pro cuoco. Pro. Sì, sì, pro cuoco. Qui, pro. Qui, pro cuoco. Ho capito. Che? Ma che? No, ecco qua, ecco qua. Ma che fate? Che fate? Lasciate. No, assassino. Andate via. Andate. Telefono. Andate via. Pronto? Lasciatemi stare. Pronto? Chi è? Chi è? Oh, scusi, eccellenza, ma... Sì, sono un po' raffreddato ai suoi ordini, eccellenza. Mi ascolti bene? Oggi ci sono novità interessanti. Giominasi in persona, il braccio destro di Al Capone, è venuto da Chicago a New York e si è installato a Brooklyn. Si prevede un grosso movimento in quel settore. Senatore, noi abbiamo eseguito indagini accuratissime, ma non siamo approdati a nulla. Sappiamo che la centrale del movimento è in una piazzetta di Brooklyn. Abbiamo piantonato la zona giorno e notte, ma non abbiamo visto uscire da... Scusi, eccellenza, una bottiglia. Comunque è giunto il momento di agire, provveda subito. Gli uomini necessari per questa azione dovranno essere scelti fra gli scapoli e dovranno sapere di essere destinati a sfidare una morte quasi sicura. Ah, ho capito la situazione. Sì, ah, non dubiti, senatore, non dubiti. Guardi, ho proprio qui davanti a me due uomini che fanno il caso nostro, pronti a tutto. Ah, certo che se dovessi perderli non saprei come darmene pace, ma davanti al bene del paese. In gamba? Le posso assicurare sul mio onore che due individui simili non si trovano più neanche girando tutto il mondo. Come? No, non abbia scrupoli, sono scapoli e non hanno parenti stretti. Per il momento mi risulta che sono soltanto fidanzati. Che ora è? Sono le 6, pace. È permesso? Avanti! Buongiorno, papà Calogero. Baciamo le mani, papà. Salutiamo a voi. Permettete che salutiamo Rosalia e Santuzza? Potete. Che disso siamo? Rosalia. Santuzza. Franco. Che fisica. Attente! Ma pace. Sto zitta, svergognata! L'interiore della mano lo vuoi baciare a tua sorella? E che c'è, De Bale? Sono 7 anni ormai che siamo fidanzati. A casa mia, me regalate non se le fanno. Anche se sono stato costretto a venire a lavorare in questa broccolino. Casa mia, onorate, tale e quale com'era nella nostra bella pace. A Calascibetto. Capiste? Capimmo. Cioè... Aspetta. Papà Calogero, mi scusi, ma i cannoli siciliani non li abbiamo trovati e perciò mi sono premurato a portare un po' di popcorn. Corna? A me? Di corna a casa mia non se ne deve parlare. Ma sono poppe. E nemmeno di poppe davanti alle femmine. Piuttosto, picciotte, oggi è sabato. La paga. Lo stipendio. Ah, già! Ecco. E noi siamo pagati. Ecco. Tieni, Santuzza, questo è per il nostro matrimonio. Conservali. Sono $12.50. $12.95. Avete avuto l'indennità. Ah, già! A papà Calogero non si può nascondere niente. Qua ci sono gli spicci. Ecco qua. Che cosa c'è? Posso parlare, Rosalia? Sì, ma ad alta voce. Sì.
Rosalia, forse ci sposeremo presto, perché a me e a Franco si presenta una grande carriera. Sì, è vero, oggi ci ha chiamato... Voce! Sì, è vero, oggi ci ha chiamato il comandante nel suo ufficio e ci ha affidato una missione importantissima che solo noi due possiamo fare. Siamo i più in gamba di tutti. Oh, e perché gridi? Qui a casa mia grido solo io. E va bene. Capito? Sì, babbo. Come sta questo comandante? In divisa. Dicevo, come sta in salute? Bene, grazie. Beh, ha avuto un raffreddore di testa, ma adesso sta bene. E quello solo di testa poteva soffrire per affidare una missione delicata a voi due. Appunto, ce l'ho detto lui. Anzi, ci ha detto, ragazzi, vi raccomando, questa è una missione importantissima, delicatissima e pericolosissima. Delicatissima, pericolosissima. Sì, ma sì, non vi preoccupate. Che se dovesse capitare qualcosa a questi due, i carabinieri potrebbero dichiarare con tutta onestà. Non abbiamo subito perdite. Eh già. Soldi. La taglia è troppo forte e volevo discutere, vero? Amico, con la banda dal Capone non si discute. Si paga! Ma io non li ho, Minasi, te lo giuro. Ehi, ma che fa? Oh, signori, benvenuti. Come ti stavo dicendo, caro figliuolo... Ti ringrazio con tutto il cuore per questa tua volontaria e generosa offerta. I poveri della parrocchia te ne saranno grati eternamente. Ma ricordati di ritornare presto, perché tu devi dare, dare. I nostri poveri sono affamati e sono nervosi, molto nervosi. Fratello, fa bene al cuore incontrare gente come lei. Ce ne fossero anime caritatevoli come questo gentiluomo. Che sant'uomo! Per i poveri. Reverendo, vorrei tanto, ma siccome devo sposare, sa, ho dato tutta la mia santuzza. Ciccio, dai qualcosa al reverendo. Ma io i risparmi per il viaggio di nozze. E vuol dire che per la prima notte dormirei alla stazione o all'aperto. Oh. Per i suoi poveri, reverendo. Grazie. Ma stia attento che la città è piena di briganti. Sì. Noi stiamo cercando uno di loro. Un certo Joe Minasi. Joe Minasi. Di Pasquale di Margherita a Campora, un pericoloso contrabbandiere di alcol. Sappiamo che abita nella quinta strada. Quinta 70° piano. Lui in casa non c'è mai. Ma noi lo beccheremo mentre lui non se l'aspetta. E non possiamo dire altro perché la cosa è molto segreta. Anzi, direi segretissima. Ma se lei vuole dei dettagli, venga in quest'ora. Andiamo. Thank you.
quanto? $1. Normale? Normale, normale. $15, vecchio. Normale? No, vecchio mio. Super. Vecchio mio, no. Extra. Extra. Ehi, là sotto. $15 extra. Capito? Capito. Io non ce la faccio più. Non ce la fai più. E non ti lamentare, che se siamo rimasti senza benzina la colpa è tua. Ti sei messo a fare il centauro. Il centauro? Siamo pure fortunati, c'è una pompa di benzina. Spingi. Ehi! Qui! Su, ragazzolo, faccio il pieno. Si accomodi all'altra pompa. Ma perché questa non funziona? Sì, ma non è una benzina adatta per i poliziotti. Per la polizia ne abbiamo di migliore. La polizia? Jerry, vieni qua. Prendi il mio posto. Io vado a vedere cosa succede di sopra. Sì. Sì. Sono $3. $3. $3. No, vedi che non hai capito. I $3 glieli devi dare tu. No, no, ho capito. I $3 glieli devi dare tu. No, tu, tu! Avanti, dai questi soldi. E perché glieli dovrei dare io? Perché prima io gliel'ho dato al reverendo. Ma quella era beneficenza. Ma insomma, paga. E perché? Perché sei anche l'autista. Ah, con questa scusa che io sono l'autista devo pagare sempre io. E invece io non paghi, paghi tu. Perché io mi devo sposare e devo mettere i soldi da parte. Ah, sì? E perché io non mi devo sposare? E che mi interessa dei fatti tuoi? Io se devo tirare fuori $3 lascio il servizio e me ne vado a piedi. Dove sei? Sono qui sopra. E che ci fai? Sono caduto. E ben ti sta, meno male che ci sono io che ti salvo sempre. Dammi la mano. Fammi il pieno. Io qui dentro non resisto. Ciccio, guarda! Una scala a chiocci. Andiamo. Oh, ma qui dove siamo? Ma a me pare una cantina. È impossibile una cantina. Se l'alcol non ce lo possono tenere, che se ne fanno di una cantina? Questione di logica. Eh sì, hai perfettamente ragione. Scende, scende, vediamo di che cosa si tratta. Vieni. Ora gli domani. Scusasse, dov'è l'uscita? Deve essere sordomuto. Ehi, buon uomo! Dov'è l'uscita? Eh? Avanti, giovanotti, ve la faccio vedere io dov'è l'uscita. Accomodatevi, accomodatevi. E così ci rivediamo, Ciccio, guarda chi c'è, il reverendo, quello delle questure. Ah, questo è raccolta elemosina, Dal latino questium, questione di soldi. Come va, reverendo? Ma che fa qui sotto? Ah, siete pure spiritosi. E dire che vi avevo pigliato per due fesse. E invece avete trovato Johnny Nas. Beh, veramente a questo mascalzone ancora non l'abbiamo trovato. Lo dobbiamo trovare subito, sennò il capo s'arrabbia. Ah, continuiamo a fare i furbi. Yes, yes. Beh, riconosco che avete un bel fego da scherzare con uno come me. Ma mamma vi ho scucciata. Voi sapete meglio di me che io sono Johnny Nasi. Sì, ci hai capito, Johnny Nasi è lui. E noi che l'abbiamo cercato dappertutto. Ma guarda la fortuna. Lei, signor Minasi, è cascato come il cacio sui maccheroni. E ora la preghiamo gentilmente di seguirci in questura, perché noi abbiamo poco tempo.
Voglio, stavolta avete trovato un caso un po' indigesto. Anzi, molto indigesto. Sì. Questo spara. Sì. È certo che spara. Sì. Come si permette di mettere la sua pistola sotto il mio naso? Spara. La luce, spegni la spara, luce. Spara, io scappo. Aspetta che stacco. Ma non si spenda la luce. Allora scappa. Fermi. Aiuto. Adesso inseguiamoli. Dobbiamo rispondere! Cretini! Ma non così con la pistola! Ah già! Si è messo pure a piovere. Sei sicuro? E non lo vedi? Ripariamoci presto. Però che sapore strano che c'ha. Mi sembrano le cascate del Kilimangiaro. Ciccio, ma qua ci spertusano tutto quanto, guarda. Per forza, con questi cappelli in testa sembriamo due poliziotti. E allora che facciamo? E che facciamo? Ho un'idea, vieni. Che idea? Figlio d'un cane che spara come un dannato. A che lo dici? Per fortuna che quella che spara a me è un cretino, non sa mirare. Neanche il mio. Che ora io lo vado a trovare e l'ammazzo subito. E io ti imito. Zitto. Finalmente t'ho preso. Quale mano in alto, deficiente? Sono mani io. In alto! E insista a dire mano in alto. Ma io non l'ho detto. Sono ma io che lui... l'ho detto. L'ha detto lui. Ah! Fatto così. Non sparare. Fermi, non sparate più. Queste due schifezze d'uomini mi hanno sfoculiato un po' troppo. Prima di ammazzarli, John Minasso si vuole togliere uno sfizio. Ai. No, no. Shh, shh.
sorbole. Fermo, fermo, chiudi quella pompa. Basta. Fermi tutti! E mani in alto! Minasi, dia a tutti di star buoni e di non fare fesserie. Siete circondati. Bravi, ragazzi. Avete fatto un colpo magistrale. Permette, comandante? Certo. Reverendo? Mani in alto! La cattura di Gio Minasi è un duro colpo inferto alla malavita. Sì, sì. Il mio programma attuale è quello di battere il ferro finché è caldo ed affrontare il nemico nella sua tana sul suo stesso terreno come Scipione a Cartagine. Oh, dopo ti spiego. Chiedo due italoamericani appartenenti al Dipartimento di Polizia di New York da mandare a Chicago dove nessuno li conosca. È una missione pericolosa? Oh, quasi senza speranza. Penso di avere gli uomini adatti. Stanno parlando di noi. Si tratta di loro? Sì, sì. Non poteva fare scelta migliore. Io provvederò, tramite alcuni amici italiani potenti, a preparare il terreno. Li farò entrare nella gang di Al Capone, spacciandoli come due inviati della mafia siciliana, perché indesiderabili in Italia. Due pezzi da 90. Esatto, esatto. Ma i due dovranno essere addestrati per agire come perfetti gangster. Non si preoccupi. Quei due provocheranno un terremoto. Sì. Il senatore Mayflower ci ha incaricato di guardare le spalle di due agenti segreti che cercheranno di introdursi nella banda di Al Capone. Tu sei il nostro migliore agente e perciò sarai tu ad occuparti di questa missione. D'accordo. E ricordati, dovrai essere la loro ombra, ma dovrai agire solamente in caso di estremo pericolo, per salvaguardare la preziosa incolumità di quei due valorosi. Rosalia, Santuzza, credimi, non sono capace di mentire. E ciò, è che ricominciamo. Voce, voce! Santuzza, credimi, non sono capace di mentire. Guardami, se leggi in faccia il mio soffrire. Guardami! Si legge in faccia il mio soffrire. Ma che stiamo cantando? Traviata a casa mia. Suggerisco, no? Santuzza, io sono incapace di mentire. Ecco, io sono un bimbo. Ecco cosa sono. Tu mi vedi alto, ma l'apparenza inganna. Il mio cervello è rimasto infantile. Ma in fin dei conti, Chicago, che cos'è? Che è Chicago? Una città come le altre. È un po' più grandetta dei Calascibetti. Mio paccio ci disse sempre che Chicago è città cosciotta. Città di vizio, di corruzione e di perdizione. No, ma non ci perdiamo. Noi non ci corrottiamo. Lo spero bene. Scusa. Soprattutto del vostro interesse, perché Don Calogero qui presente non scherza e non si lascia pigliare in giro da chi gli vuole raccontare le favolette. Ma quale fialette, ma che dite? Dunque, così voi stareste facendo un corso per diventare due gangster. Noi due. Due veri gangster. Io e lui. Voi due. Con quelle facce. Biglietti, prego. Oh!
Voi due. Il capo mi ha mandato a prendervi per accompagnarvi da lui a Chicago. Bambolo! Noi non abbiamo nessun capo. So che siete due pezzi da 90. Noi messi insieme facciamo 180. Ma con il capo vi converrà andare d'accordo. Lui fa tremare tutta l'America. Beh, quando è così andiamo pure. Andiamo a trovare questo capetto. A che è una cinza. Ecco fatto. Ehi! Un momento! Ecco, i soldi! Fermate! Capo. Ah. È ora di alzarsi. È già notte, capo. Avete fatto le ore grandi stamattina, eh? È vero, sarete stanco. Adesso vi preparo un bell'ovetto. Ecco qua l'ovetto. Questo vi farà bene, eh? Sì, però se non ci metto pure un addore di cognac, non riesco a ingoiarlo. Subito, capo. Faccio entrare. Falli entrare. Buonanotte, capo. Buonanotte, ragazzi. Accomodate. Grazie. Ci sono novità? Sono arrivati gli incassi del settore di Bensalento. E come sono? Discreti. Ma Ben ha avuto uno scambio di idee con un poliziotto un poco curioso. Doveva essere nuovo. Pace all'anima sua. Avvocato, fa rimettere in libertà Ben e mando due fiori alla vedova del poliziotto. Sarà subito fatto. C'è altro? Jack Gorilla è andato a New York a prendere i due mafiosi siciliani e dovrebbe essere già tornato. Al, posso darti un consiglio? No. Ma parla lo stesso. Ecco, io penserei di mettere i due nuovi arrivati all'ippodromo. Sono convinto che quello sia il posto adatto. Hai detto la fesseria. Ti dico io cosa dobbiamo fare. Dobbiamo usare questi due guaglioni siciliani per gli affari più delicati dove noi non possiamo comparire. Per esempio, all'ippodromo. Ma questo l'ho già detto io. Avvocato, non mi devi scocciare. L'ho detto io. Ragazzi, avete sentito che l'ho detto io? Sì, capo. Sì, capo. Naturalmente prima dobbiamo vedere quello che sanno fare, sti due guaglioni. Cominceremo con cosucce facili. Qualche punizione, qualche eliminazione. Poi a poco, per quanto questi due devono essere in gamba. Sono due pezzi da 90. Ad avvertire il capo del vostro arrivo. Accomodatevi al bar, là.
Jack, un latte. Due latti. Un latte, Jack. Un latte, Jack. Ho detto un latte. Signore. Due latti. Due cioccolate. Su, Jack. Questo è di quello buono, eh? Sì. Lo vuoi liscio o con soda? Con soda, grazie. Basta. Beh, allo, bambole. Quante volte tu hai fatto? Ho esagerato per lei. Siete i due pezzi da 90, vero? Beh, siamo noi. Sono voci che circolano. Sarà l'eco della Sicilia. Ma allora siete anche simpatici. Mentre noi vi credevamo due tipi duri, scontrosi e poco socievoli come gli altri. Noi con le donne siamo galanti. Sì, crescenti. Galanti, Ma che dici? Galanti. Come dicono nel gongo. Ma che gongo? Il mio amico vuole dire che noi siamo Vivier. Eh sì, è il nostro motto. Noi con le donne siamo Vivier. Con gli uomini, Morter. Sentite, noi lavoriamo in questo locale e avremo il piacere di rivederci. Sì, qualche volta, diciamo. Ehi, ragazzi. Possiamo andare. Goodbye, ok, ciao. Goodbye, baby. Salve. Avanti, avanti. Chi è il portacenere? Ma che portacenere? Allora è l'uomo delle pulizie. Non vedi che elegante sarà un cameriere? Portaci due whisky senza fiatare. Ehi, ragazzo, tiè, fumati un sigaro. Tiè, noi siamo duri ma democratici. Come vuoi. A proposito, come ti chiami? Mi chiamano Scarafaggio. Lo chiamano lo Scarafaggio! Che ridere, mi fa male il fegato! Non te la prendere anche se gli somigli. Però neanche a me mi piace. Ce l'hai un altro nome? Capone. Capone, capoccione. Al capone. Al capone. Mamma mia, mi scusi, mi perdoni, non lo faccio più. Scusi, c'è stato un equivoco. È stato un equivoco. Però state attento, quagliuno. Attenti a non equivocare troppo, perché da queste parti chi sbaglia paga salato. Scusi. Ok, è acqua passata. Ora andatevi a riposare. Agli ordini, capo. Tu resterai con loro. Vedrete che a lavorare con me si guadagna assai. E se siete in gamba, come mi hanno detto, potrete vivere come due nababbi. Grazie.
Nababbe. Questi nababbe fanno una vita schifosissima. Io non ci tengo a diventare un nababbo. Eh? E non mi fare il sefone. Zitto! Dobbiamo adattarci a tutto, eh? Ricordati che la missione è segreta. Dobbiamo fingere di accettare tutto. Ma allora siamo due nababbe finti. Una specie di nababbi Natale. Sì, di Capodanno. Ma come se permette? Mi scusi, signor Gorilla, forse c'è un equivoco, ma questo è il letto nostro. È il nostro, lo so. Ecco, appunto, il nostro. E allora che vuoi? Ma il nostro vuol dire che è di noi due. Ragazzi, vogliamo dormire, sì o no? Il capo mi ha detto di stare con voi. Mi ha detto, Giacco Gorilla, i due siciliani devono stare nascosti, con le spalle al sicuro, e tu sarai la loro guardia del corpo. Ma veramente a me risulta che la guardia del corpo deve dormire nel letto della guardia e non nel letto del corpo, che oltretutto è un doppio corpo, corpo cane. Sì, ma io non posso dormire solo. Ah no? Perché? Ecco, io non ho paura di niente, perciò mi chiamano Jack Gorilla. Però mi spaventa a dormire solo. Poverino. È una cosa che mi è rimasta da quando ero bambino. Bambino? Sì, dal giorno che strangolai la mia governante. Zitto! Non fare l'uccello di malaugurio! Insomma, piantatela di chiacchierare a letto ora! E me lo chiama letto! Per me questo è un condominio! Concerti in la minore, andante, allegro, allegrotto. Che devono fare i due guaglioni, voglio proprio vedere come si comportano. Veramente quei due sono abituati alla lupara. Stanno qua fuori, li chiamo. Sì, chiamali. È permesso? Si può. Avanti, guaglione, venite avanti. Che c'è, una lepre? Che vedi? Niente. Ma come niente? E guarda bene. Là di fronte. Hai visto? Sì, vedo. Ora basta. No, no, ancora. Fa vedere pure a lui. A lui dopo glielo racconto io. Dammi, non guardare. E invece te lo racconto io. Non scherziamo, guaglione. È un pezzo da 90. Eh?
Pezzo di 90. Io direi che è un bel pezzo. Basta. Di... Questo è un lavoro per voi. Chi di voi due sa farlo meglio? Io! Chi ti crede di essere? Io sono tutto, ecco. Vogliono un lavoretto ben fatto. Non deve gridare. Signor Al Capone, ma per chi mi ha preso? Io quando faccio un lavoretto lo faccio con una certa delicatezza. Cerca di fare subito centro. Al primo colpo centro! Devi mirare giusto al cuore. Al che? Al cuore? Certo, proprio al cuore. Al cuore? Come dice lei, signor Al Capone? Mi scusi, signor Al Capone, guardi, io sono più adatto. Lui dice che mira al cuore, invece poi no. Lasciami guardare. Beh, insomma, non perdiamo tempo. Mettetevi d'accordo tra di voi. Basta che gli facciate la festa. Io me ne vado perché a me sti cose mi disturbano lo stomaco. Voglio. Eppure a vederlo non si direbbe. È meglio così, e se no che ce la lasciamo a noi. No, ora guardo un po' io. Lasciami. No, prima. Lasciami. Prima io. Per me, 24 dispari. Non lo potevo buttare uno di meno. Me lo mangio. Fetoso, se lo sa Don Calogero che tu da questa finestra stai guardando in un'altra finestra dove c'è una donna che si sta spogliando d'ammazza senza pietà. Io in questo momento sono un poliziotto che per ragione di servizio guarda una donna in mutande. In mutande, in mutande. Lasciamela vedere, Ti denuncio la corte marziale. Io ti denuncio. Non puoi, io sono più anziano di te, sai. Appunto, perché sei più anziano non la deve guardare. Lascia. Che hai fatto? Hai lasciato partire un colpo, fammi vedere. Che? Disgraziato assassino! Che succede? Assassino, non c'è più! L'hai fatta spaventare, se n'è andata, guarda con l'occhio! È vero! La colpa è tua, io t'ammazzo! Ui, che fai? T'ammazzo! Guarda ragazzo, che se mi ammazzi io ti posso rovinare la carriera! Non me ne importa niente, ma io t'ammazzo lo stesso! Io ti rovi... Che c'è? Non c'è più. Non c'è più? Questa è la vita. È una cosa che prima o poi tocca a tutti. Fammi vedere. Non c'è. È bravo Guaglione. Avete fatto un bel lavoretto. Ora dovete fare lo stesso con Bud Messina. Bud che? Bud Messina, e chi è? Un mio nemico. Ma è un uomo. Certo che è un uomo. E noi dobbiamo fare lo stesso lavoro con un maschio. Mentre si spoglia. Bravi. Può essere un'idea. Ammazzatelo come vi pare, purché sembri un incidente. Ammazzarlo? Ma noi non abbiamo ammazzato mai nessuno. Sicuro? A chi non l'ha mica l'avete ammazzato voi? Non è stato nessuno. È morto di morte naturale, causata da una pallottola sconosciuta entrata dalla finestra. State pure tranquilli. A cani, sciune e fessi. Salutiamo. Hai capito? Ho capito, purtroppo. Dobbiamo ammazzare la Bud Messina. E chi l'ammazza? Tu. Io non l'ammazzo. Sì, l'ammazzi proprio tu. No, io non l'ammazzo. Io devo andare in pensione. Ciccio, io non l'ammazzo. Ti dico che l'ammazzi tu. No, l'ammazzo tu. Ma per me? Pareggio. Tutte e due. Andiamo. Questa è la tana di Bud Messina. Tana? Questa. Ricordati quello che ci dissi Al Capone, deve sembrare un incidente. Non ti preoccupare, ora io entro dentro, gli do una martellata in testa e non se ne parla più. No, che c'entra? Una martellata non è un incidente. E allora? Ma se lui cascasse dalla finestra, allora sì che potrebbe sembrare un incidente. Hai ragione, ma chi glielo dice di buttarsi dalla finestra? Non bisogna dirglielo. Scusami, se tu non glielo dici, quel poveraccio come lo sa? Ma che c'entra? Tu entri, lo spingi e lui casca dalla finestra. Io entro, gli do una spinta e lui casca, così. Sì, vabbè, proprio così, così, no. Ci vuole sempre un approccio. C'è anche lui. Chi? Ambrogio. E chi è? Il milanese. Ma no, Ambrogio! Approccio! Cerca di capire. Ambrogio, nome comune milanese. Approccio, aggettivo qualificativo di approcciamento. Scusami, io qui che devo fare? Ma l'indifferente. L'indifferente. Adesso entriamo, parliamo più o meno di politica, di segnaletica, poi al momento opportuno... Chiaro? Chiarissimo. Ricordati soprattutto che noi non conosciamo Al Capone, Non lo conosciamo. Conosci Al Capone? No. Bravo. Scusi, lei conosce Al Capone? Mi dispiace, sa, mai visto. Bravo, suona. Chi vi manda? Al Capone! Vieni,
Allora vi mando il capone, eh? No, chi l'ha detto? No. Ma prima hai detto di sì, e io sono uno che si fida sempre della prima impressione. Va bene, l'ho detto io, sa, ma mi è sfuggito. Ci manda il capone, ma noi non lo conosciamo. Non lo conosciamo. Ah, così va meglio, cominciamo a ragionare. Scommetto che vi ha mandato per farmi la pelle. No, subito no, prima c'è Ambrogio. No, il mio amico vuol dire approccio. Eh sì, dobbiamo parlare del Piedelmeno e poi dobbiamo fare i fetenti. Ora basta! Una pistola. In due. Silenzio! Vedete questa finestra? Certo. Ora qualcuno monterà sul davanzale. Sì, ci hai visto. È talmente intelligente che ha capito subito che quello che deve montare sulla finestra è lui. No, guarda, è qualcuno che monterà sulla finestra, non è lui. E chi è? Tu. Io. Ma se prima mi hai detto che io gli dovevo dare una spinta e buttarlo dalla finestra... Ma davvero? Era questo il piano di Al Capone? Ditegli da parte mia che è un fesso. E va bene, glielo diciamo, riverisco, possiamo andare? Sì, di qua. Mi scusi, a parte che io soffro di vertigini, ma se dovessimo passare da quella parte, come facciamo a dire al signor Al Capone che è un fesso? Mi scusi. Glielo direi all'altro mondo, dove vi raggiungerà presto. Coraggio. Ma mi perdoni, non gli si potrebbe fare un telegramma? Arriverebbe tardi. Perché? Perché Al Capone sta male, molto male, e morirà presto. Lui non sa che bella zuppa gli hanno preparato pollastri e tacchini. Ci hanno preparato una zuppa di pollastri e tacchini, ma allora ci alluccia. Idiota! Tony Pollastri e Mike Tacchini sono due che fingono di essere amici di Al Capone, e invece sono due traditori, e sono d'accordo con me. Sentite a me, il vostro caro Al Capone sta per perdere la partita. Non si è neanche accorto che gli hanno mischiato le carte. E ora che sapete tutto, buttatevi giù. Da quella finestra? Muovetevi. Sì, sì, da quella finestra. Fai vedere come sa morire un siciliano. E perché non glielo fai vedere tu? Anche tu sei siciliano. Ma che c'entra? Io sono della provincia. Ah, siete siciliani voi? Sì. Sono siciliano anch'io. Oh, scimmetta. E va bene. Se siete paesani voglio farvi una grazia. Grazie. Vi potete abbracciare. Abbracciamoci. Non lì, sul davanzale. Dovete mettervi a sedere qui, poi vi abbracciate e vi buttate. Addio, Ciccio. Addio, vecchio amico. Addio. Questa è la vita. Oggi a te, domani a me. Senti, credo che a te non tocchi domani, ma tocca ora, tra un minuto. E chi l'ha detto? Lo dico io e l'ha detto pure Vuto Messina. Ah, non far l'uccello di malaugurio. Può darsi che il signor Messina si accontenti solo della tua morte. Dopotutto sei tu che volevi buttarlo di sotto, no? No, non credo che si accontenti solo della mia morte. Poi io non ci sto. Perché non lo domandiamo a lui? Signor Messina. Signor Messina. Signor Messina, ma dove va? Se n'è andato. È precipitato. Che sarà stato? Io lo so. Che? La forza di gravità. Se l'è succhiato. Bravi ragazzi. Avete fatto un lavoretto da maestro. Non vi credevo così capaci. Neanche noi, veramente. Cari, primiera... E sette bello, 3 punti e 13, ne avevo che fanno 16, ho vinto la partita. Mannaggia a te, mi sono distratto e ho perso la partita. Aveva ragione il signor Messina, lui lo sapeva. Che sapeva? Che avrebbe perduto la partita. Da quando le hanno immischiato le carte. Sì. E chi è stato? Pulcino, Fagiano, Uovo Sodo. Sì, è frittata. Gallo, Pollastri o che? Guaglio, ma che state dicendo? Lo disse proprio il signor Messina. Certo. Da quando gli abbiamo immischiato le carte lo possiamo buttare pure a mare. A mare? Ma traditori fedenti! Maledetti! E così complottavano alle mie spalle. Sei troppo buono. Ti fidi di tutti. Io ti consiglierei di compiere un atto di forza. Invitali tutti a cena e poi li liquidi. Ma sei pazzo, è una fesseria. Tengo un'idea migliore. Li inviterò tutti a cena e poi li liquiderò. Ma è quello che ho detto io. Finiscila. È stata un'idea mia. È vero che l'idea è mia? Certo. Hai sentito? Bravo. E allora prepariamo subito gli inviti. Sarà una cena movimentata. In confronto alla festa di Piedigrotta sembrerà una riunione ai sordomuti. Amici, vi prego di unirvi a me nell'onorare la memoria di Buddha Messina. La sua nobile figura resterà sempre scolpita nei nostri cuori perché...
Perché era un bravo ragazzo, perché era un bravo ragazzo, perché era un bravo ragazzo. E tutti volete morire. Zanzara, danza, zanza. Beh, ora basta con le tristezze. Come dice il proverbio, chi muore giace, eccetera, eccetera. Dimentichiamo l'amaro e pensiamo al dolce. Hm? Amici, ecco la sorpresa che Al Capone ha preparato per voi. Vi prego di alzarvi con piatti e coltelli e di tagliarvi una fetta di torta. Perfetto, un bello lavoretto. Grazie per l'informazione che mi avete dato. Presto, un dottore. E che aspettate? Correte! Presto! Allo? Sigarina? Sì. Centralino? Sì. Senta, mi dia New York. Il capo, sì, il capo della polizia, quello grasso, rapporto, quello che si strappa i capelli. Ci vado speciale a casa a chiamarlo, è una cosa importantissima. Qua ci ammazzano tutti. Presto. Sì, sì, io attendo qui. Vada. Bene, grazie. Sì, cosa gli dico? Ciccio, lo sai che a volte somiglia al gorilla? A chi telefonate? Già, senti, sto telefonando. Io sto telefonando. Pronto? Pronto? Sei tu, Sanduzza? Io sono Francuzzo. C'è anche Cicciuzzo qui con me. Siete voi due, le mie due sciagure. Ti mandiamo tanti bacetti. Bacetti a me? Ma come vi permettete? Ma chi è Sanduzza? Imbecilli, ma invece di scherzare, ditemi come vanno le indagini. Bene, tesoruccio mio. Che dici? Vuoi parlare con Sissio? Sei Rosalia? È Rosalia. Sissio? Beh, permesso. C'è Rosalia al telefono. Allo? Oh, sì, grazie. Rosalia, amore mio. Oh, come va, paparino? Ma sì, Don Calogero. Ma chi è Don Calogero? Come faccio a sapere come sta? Ma domandatelo a lui! Mi avete preso per il centralino! Disgraziati! Pensano a telefonare al suocero invece di fare il loro dovere! Pronto, signorina? Senta, passi la comunicazione a Don Calogero. Ma come vuole che sappia qual è il suo cognome? Ma credo che abiti a Brooklyn. No, 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 aspetti, sì! Si chiama Calogero La Rosa. Sì, 14ª strada. Sbrigatevi, vi aspetto dal capo. Presto, avverti il capo, raccontagli tutto. Sì. Pronto? Pronto? Signor Al Capone, c'è il capo. Volevo dire, capo, il tacchino ha ammazzato il cappone. No, il cappone ha ammazzato il tacchino, le pollastre e le galline. Ah, voi due siete, eh? Da dove telefonate? Come? A che me ne frega a me dei pollastri? Pace, ma che c'entrano i pollastri? A me lo chiedi, ma che ne so io? Ma come? Allora a questo punto sento il dovere di dirle che se se ne frega lei, ce ne freghiamo pure noi. E poi le dico che qui, se non ci fosse un morto ogni tanto, a Chicago non si starebbe neanche male. E inoltre le dico che il signor Al Capone è una degnissima persona, preciso, caritatevole. E poi ci sono due ragazze meravigliose, belle, ci stanno, ci stanno. E portano i vestiti corti con tutte le gambacce al vento. Che gli stai dicendo? Lo sto mettendo al corrente di tutto. Senta, capo, mi ci faccia una cortesia, non dica niente al nostro suocero. Sa, è un rompescatolo, uno scocciatore, che se venisse a sapere una cosa del genere ci farebbe a pezzettini. Sì, state tranquilli, potete dormire tra due guanciali. Avrete presto mie notizie. Grazie, grazie capo, sempre agli ordini. Che
che ha detto? Ha detto di dormire tranquilli tra due guanciali e di attendere sue notizie. Io sai che ti dico, andiamocela a spassare con le due ragazze. Now I entire working to high and signs, slobbery crack, and if they can't get blinds. Ti prego, pace, lasciaci andare a Chicago, così vedremo e sapremo tutta la verità. Figlie, voi rimarrete in casa con la faccia coperta per la vergogna. Per la vendetta lasciate fare a me. Io senza andare a Chicago sono capace di farglielo scontare ovunque si trovino. E se sono innocente? E allora vuol dire che andranno in paradiso come due angioletti. Tra poco ci siamo. Allora siamo d'accordo, non vi potete sbagliare. Dovete solo puntare in base all'informazione che vi daranno. È così che da anni stiamo fregando a Tony Agnello. Lui trucca le corse e io vinco con le informazioni di un bucomaker amico mio. Allora hai capito? Sì, ho capito, frega l'Agnello a un beccamorto amico suo. Vi ho fatto mettere questi vestiti eleganti così sembrate due uomini di mondo che si vanno a divertire e sarete accompagnati da Betty e da Mary, le due soubrette del mio locale, perché le coppie si notano meno. Hai capito? Sì, col due di coppie si vince meno. Là stanno le guaglioni. Scendi. Ci ha già visto. È lui che ci darà l'informazione sulla corsa. Bene, hai sentito? Vai. Sta attento agli uomini di Agnello, eh? Monteremo tutto. Nella terza corsa Santuzza. Eh? Mi piace Santuzza. Ti piace? Ti piace Santuzza? La mia fidanzata! Ma e come te pare? Ma io? Ma che mi pigliaste per non ruffiare? Signore, la prego! La faccia da taglio! Dammela faccia! Signore! Che gli prende? Lo so io che gli prende. Il deficiente non ha capito che Santuzzi è una cavalla. Ripetimi in faccia tutto quello che hai detto sul conto di noi Santuzzi! Perdiamo la calma, se no siamo fregati tutti! Come? Come sarebbe? Cerchiamo di non dare nell'occhio, ci stanno osservando, si controlli! E allora la freccia rossa è data per Vincente, ma perderà. La buona è Santuzza. La buona è Santuzza. Ma allora ci siamo. Ma che mi hai preso per un cretino? Ma io non ho detto niente. Come non è l'hai lei detto? Che dice Santuzza. L'ho detto io. Io ho detto che Santuzza dei bei posteriori, ma come? Santuzza dei bei. L'hai detto? I posteriori di Santuzza sono intimi e nessuno lo deve sapere. Mi sono sì, spiegato. Ma non può vincere. Come non perché può? Perché è montata da quella schiappa di giù. Come? Santuzza La monta giù. A faccia te taglio, eppure non galoggiano, me la taglia. Ciccio, a faccia te taglio. Calma. Alla bagasso te la taglio. Alla bagasso. Hai combinato proprio un bel guaio se ti hanno sentito gli uomini di Agnello.
Ma questa è una questione d'onore. Ma quale onore? Non hai capito che Santuzzi è una cavalla? Ah, pure tu ti ci mette. E Rosalia una vacca. Non ti permetto. Rosalia una vacca. Non ti do una mano in faccia. Non così. Ma questo non l'ha ancora capito che Santuzzi è una cavalla vera. Come con quattro zampe, col muso, con la coda che corre. Blum, 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 blum. Ah, finalmente. Oh, scusate, è stato un equivoco, diciamo così, ho un lapis sulla lingua, e ora che facciamo? Bisogna fare la puntata che ti ha detto il bookmaker. Andate, su, andate, prima che sia troppo tardi. E poi, che ha detto questo beccamorto, questo becchino? E che ne so, gli hai parlato tu, che ti ha detto? Ah, ora vi spiego tutto. Ha detto che Santuzio la puntata fasulla, anzi no, che Frecciarossi la puntata fasulla, e che Santuzza è la favorita. Però è un trucco, perché Santuzza c'ha dei bei posteriori, e Frecciarossi è quella che vince. Sei sicuro? Sicurissimo. Ma allora puntiamo tutto su Freccia Rossa. Sì. Andiamo, vado e presto. Vai, punta tutto su Freccia Rossa. Beh, scusi, è qui che si scommettono i cavalli. Bene. 1, 2, 3 e 4. È tutto su Freccia Rossa, Freccia. Vincente. Sì, Freccia Rossa, ecco. E a quanto me la paga? A 7, guardi, sta in lavagna. 7 per 7? 49. Mi sta bene. Ecco, d'accordo. A chi hai detto che vincerà Santuzza, eh? Perdonami, capo, perdonami. Era un uomo di Al Capone, ma io non lo sapevo. Io non voglio morire, non voglio morire. Non vuoi morire, eh? E che vuoi allora? Che ti faccio un regalo perché mi hai già dito? Sono anni che Al Capone mi fa fesso con la complicità di tipi come te. No! Ma stavolta lo faccio fesso io, Al Capone. I suoi giannizzari punteranno Santuzza. E noi invece faremo vincere Freccia Rossa. Ok, capo. Ci sarà da ridere quando Al Capone saprà che Santuzza ha perduto la corsa. Oh, che? Basta! Ti ha toccato! Ti ha toccato! No, l'ammazzo! Abbiamo vinto! Ma insomma, chi ha vinto? Freccia Rossa, non l'hai vinto? Ciccio, se viste! L'informazione era esatta! Certo. Santuzza era fasulla! Abbiamo vinto! Presto, ritiriamo i soldi. Freccia Rossa! Capito, vengo subito. 1, 2, 3. È un bel po' di dollari, eh? 5, momento, momento. 6, 7, calma. 8, 9, 10. Cosa pensi? Mi lasci le mani! Che cosa fa? La vuole smettere! Calma, calma, calma! Non ti permetto! Carogne, dovete morire, traditori. Vi faccio vedere io chi è Don Calogero. Creperete tutti e due. Ciccio, questa volta Don Calogero è stato veramente gentile. Si è preso persino il disturbo di mandarci in regalo questa botticella di Marsala, originale di Sicilia. Sente, sente il profumo inconfondibile della nostra terra. È vero. Si sente l'odore della Sicilia, Marsala, dai, dove sbarcò il famoso Canibaldo. Signori, a questo punto vi propongo un brindisi. Bravo, grazie. Questo Marsala è bello e fino alla salute di papà Calogero. E la rima dov'è? Non c'è, non appena viene beve pure lei. E tu non bevi? No, io non posso bere a un padre quando c'ho un altro padre, non sarebbe giusto. Figlio di due padri sei. Ma no, se c'è una persona che io considero un padre, Al Capone, fu lui che mi levò dalla strada, dalla miseria, dal vizio. Perché? Che vizio avevi? Beh, io rompevo le noci con le teste dei poliziotti. Ai! Beh, rimetti il Marsala dentro, vai. Perché non si beve? Rimetti il Marsala, ti ho detto. Ma fammi capire. Jackie Gorilla ha ragione. Al Capone non è un padre soltanto per lui, ma anche per noi. Anzi, sai cosa faccio? Che fai? Questo Marsala glielo mando a lui. Sì? Essendo oriundo italo-meridionale, gli farà piacere. Vai. Certo, hai detto una cosa giusta. Bravo. Dammi la carta. Ehi, Jack, fammi una cortesia, portaglielo tu. Sì, no, perché certo, se glielo portiamo noi sembra che vogliamo essere ringraziati. E invece noi non abbiamo bisogno né dei ringraziamenti e né di altro. Sì. Vai, vai. Però diglielo che glielo mandiamo noi, Dai, svelto, Jack. Vai, vai.
quello scimmione del gorilla mi ha fatto dimenticare di versare anche questo barzano. Non ti preoccupare, ce lo beviamo metà per uno. Dici? Bel profumo di zagara. E la mia metà? No, quanto sei pignolo! Aspetta, fammi vedere, fammi vedere. Alla salute. Di Don Calogero o di Al Capone? Beh, non ci avevo pensato. Per te, 14. Alla nostra. Alla nostra. Fermi! Giù quei bicchieri! Non bevete! E chi è costui? Polizia. Ma perché noi che siamo contrabbandieri? A parte che questo ce l'ha mandato il nostro futuro suocero Don Calogero, c'è anche una lettera, fagliela vedere. Legga! Lo sa chi siamo noi? Lo sa chi siamo noi? Chi siamo noi? Siamo due aggrediti. Ecco. Beh, siamo della polizia anche noi. Appunto per questo, due poliziotti in servizio non possono bere. Ma noi siamo in missione segreta, ecco perché beviamo segretamente. Basta! Da New York è arrivato l'ordine di arrestare Al Capone. Verrà incriminato per la strage di Tacchini, Pollastri, Gallo e Occhetti. E smettiamola una volta per sempre con tutto questo pollame. Finitela di fare i fessi, finora sono stato io a togliervi le castagne dal fuoco. Ah, ora ho capito chi è, il castagnaro. Adesso dovete togliervele un po' da voi, avete capito? No. Meglio, Al Capone deve essere arrestato subito, d'accordo? D'accordo. Allora andate. Dove? Dove? Ad arrestare Al Capone. Chi? Voi, voi. Non solo che fa il castagnaro, ma è anche scemo. Questo è un ordine. Sarà un ordine, ma lei per me è sempre scemo. Oh, calma, signori, calma. Calma. Non si potrebbe chiamare la polizia? Certo, la chiamerò io non appena voi sarete saliti ad arrestare. Facciamo una cosa, perché non va lei su ad arrestare il signor Capone con contorno e noi chiamiamo la polizia? Non è possibile, non è possibile, perché qui dovete agire d'astuzia, dovete fare i furbi. Ah, sì, c'è la vaga impressione che è lui che vuole fare il furbo. E noi i fessi. Ah, finalmente avete capito. Scusi, come ha detto? Ah, finalmente avete capito. Chiaro. Voi due dovete fare i fessi con Al Capone. E a fare i fessi come voi nessun altro è capace. C'è doppio senso. No, 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 è un complimento. Dovete sapere che insieme ad Al Capone... Ci sono anch'io. Dovete sapere che insieme ad Al Capone c'è anche Agnello e un sacco di altra gente delle due bande. Bisogna acciuffarli tutti. Voi cercate di trattenerli e di non fare uscire nessuno finché non arriva la polizia. Dopo 5 minuti esatti potrete buttare la maschera. Non è possibile. Perché? Non abbiamo le maschere. Non importa. Il vostro compito è quello di prenderli di sorpresa. Dopo 5 minuti tutta la polizia di Chicago sarà dietro la porta. È sicuro? Sicurissimo. Sulla sua parola d'onore. Parola d'onore. Hai qualcosa da dire? Ho un piano. C'ho un piano. Che ore sono? 6:30. Ci vediamo esattamente a carnevale. Beh, andiamo, andiamo. Questi soldi non possiamo portarceli dietro. Senta, ci fa una cortesia. Mm-hmm. Ci dia un'occhiata. Grazie. Marsala siciliano. Buono. Facciamo pace, Agnello. Oggi è giornata di gran festa per la nostra famiglia. È festa perché sei ritornato tu, che sei il mio braccio destro. Grazie alla cauzione che ha pagato l'avvocato. Ma è stata un'idea mia, eh? Ok, that's all right. Insomma, la vuoi capire, Agnello? Io non mi impiccio degli affari tuoi. Capone, tu sei il più forte di tutte, però ricordate che io non sono l'ultimo arrivato. D'accordo, amica, d'accordo. Finiamola di sfrigugliarci fra di noi. Beh. Io ti voglio bene, Agnello. E te lo dimostro. Jack. Pronto. Dammi la botticella che mi hanno mandato i due siciliani. Eccola, capo. Questo è un regalo per te. È Marsala legittimo di Sicilia. Tu sei di quelle parti, mi pare, no? E sono certo che lo gradirai. Sì, lo gradisco. Chi sono questi due siciliani? Sono due nuovi, sono arrivati dall'Italia mentre tu eri dentro. Ah. Allora, non sei contento?
Non lo assaggi. Lo assaggerò a casa. Se non ti volessi bene, agnello, mi offenderei. Ma di che cosa hai paura? Non è avvelenato. Ti faccio vedere, lo bevo prima io, eh? Vabbè. Partola! Fermi tutti! Vai in alto! Chiude la porta che c'è corrente. Sei raffreddato? Sì. Fermi tutti! Mani in alto! Il primo che si muove è un uomo vivo. Morto. Ah già, morto, scusate le dico. Magari, voglio, ma che siete impazziti? Questi sono due piedi piatti, sono stati loro che mi hanno inguaiato. Ciccio, ci ha riconosciuti. Ma che ti importa, tanto glielo dovevamo dire noi. Già, è lo stesso. Fermi tutti! E tu? Tu come ti sei permesso di dire che siamo due piedi piatti? Lo dovevamo dire noi. State zitta a non parlare! Non mi fare perdere la calma! E ringrazia Dio che ti dobbiamo portare in galera, altrimenti ti arrestavamo. Fetente, traditori, dovevi immaginarlo che mi stavo covando due serpi in seno. Ui, misuriamo i termini, serpente ci sarà bene. Vignacchi, come mai tanto coraggio? Il coraggio è da tempo che ce l'abbiamo, abbiamo avuto sempre le mani legate, è vero Ciccio? Certo, perché eravamo in missione segreta. E ora siamo liberi. A te, dietro, frutt. Dietro! Faccia il muro! E domani tutti accompagnati con i vostri genitori! Ma che stai dicendo? Silenzio! Indietro anche tu! Vai! Polizia! Oh, scusami. Senti, mentre aspettiamo la polizia io mi bevo un bel bicchiere di Marsala pieno pieno. Cosa fai? Mi bevo un bel bicchiere di Marsala! Fermati, non puoi! Perché? Lo sai che in servizio non possiamo bere! Accidenti, accidentacci, accidentone! Piuttosto, guarda l'orologio, che manca? Manco la sfera. Ma no, di minuti. 10 secondi. Piuttosto. È sicuro che la polizia viene veramente? Ah, ma allora non hai capito chi ha detto quello? Che avrebbe chiamato tutta la polizia di Chicago. Ah, allora in questo momento sono tutti dietro la porta. Certo. Facciamoli passare. Andiamo. Segui. Fermi! Non muovetevi! Ehi, hey, Frank! Yes? Guardami le spalle. Sì? Non c'è niente. Grazie. E tu non impallidire! Ehi, Jimè! Entrate uno per uno, uno alla volta! Una alla volta, per carità! Una alla volta! Per voi è finita! La vostra carriera è chiusa! Non ve l'aspettavate, eh? Non se l'aspettavano! Noi scherzavamo! Basta! Lo scherzo è finito, adesso farei i miei conti! Siete cascati! L'avete preso sul serio? Per noi tutto l'anno è carnevale! Mettila! Minosi, sì. Mentre io sistemo questo, tu pensa a questo! Mi scusi, signor Minasi, ma lo sai che lei somiglia di profilo a mio cognato? Tanto zitto! Perché che ho detto? E comincia a dire le preghiere, se sei cristiano. Perdonami, Al. Ora saccio che posso bere tranquillo. Mi ci vuole proprio in questo momento un bel sorso di Marsala. Alla tua salute. Mannaggia, Lotte, che è successo? È un attentato! Quei due sono scappati! Inseguiamoli, presto, dobbiamo acciapparli! Sbrigati! Non funziona! Proviamo l'altra! Questa perla per me pari sono! Presto! Quelle due carogne! Scappiamo, scappiamo! Muoviti, metti in moto! Con l'auto li raggiungere! Capo, si sono pigliati la manovella! Cretino! Vi siete fatti fregare anche quelli! Presto, inseguiteli! Andiamo, ragazzi! Scusi, signora, che succede? In albergo c'è il mio Rudy! 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 Non lo vedremo! Non riusciremo a vederlo! Rudy! Le Rudy! Di qua, di qua! Scusi, si può entrare? No. Grazie. Valentino! 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 Chi
Ciccio, crede che si offenderà il signor Valentino perché l'abbiamo chiuso nel gabinetto? Era l'unico sistema per sfuggire al Capone. Largo! Largo, largo, largo! Signor Valentino, ecco la sua macchina. Portaci in Sicilia. Ma signor Valentino, lei ha un impegno, lo spettacolo. Non ci sono posti, signorine. Il locale è tutto esaurito. Ehi, picciotte, avete svaligiato qualche banchiere ubriaco? No, qualche poliziotto infedele. Soldi di matrimonio erano. Va bene, cercherò di sistemarli. Una cioccolata calda. Anche per mia calda. Questo ambiente è pieno di gente svergognata. E di uomini spudorati. E di femmine che hanno perduto la faccia. Non solo la faccia hanno perduto, ma anche il gesto. Scommetto che qui non ce n'è una illibata. Ecco la cioccolata. Però, Ed ecco voi, Rodolfo Valentino! Bella idea hai avuto di portarmi nel locale di Al Capone. Che ne sapevo io. Senti, io qui dentro non ci vedo chiaro, andiamoci. Certo che ce ne andiamo. Sono loro, Ciccio. Ciccio, che facciamo? Che facciamo, Ciccio? Forse sarà il cioccolato.
Buonasera. Sento, io mi sbaglierò, ma quello non è Valentino. Rosalia, mi sbaglierò anch'io, ma quello è... Ma quello è... Che ci fai qua? Li hai riconosciuti? Sono quei due maledetti poliziotti. Li voglio vivi. Non fare fesserie. Hai capito? Dobbiamo scappare, siamo in pericolo. Mamma mia! C'è il gorilla da una parte e Al Capone dall'altra parte. E noi nel mezzo. Già. E Ciccio, che facciamo? Scappiamo di centro. E dove? Di qua. E da centro dove? Di qua. Dove? Di qua. A sinistra. Francuzzo, Cicciuzzo, aveva ragione nostro padre, la faccia per te. La faccia per te. Sono quei porci che sono entrati nella società fingendosi due mafiosi e invece sono due pieni piatti. Oh, sta calmo, non possiamo far fuoco, c'è pericolo di fare una strage di femmine. Non fa niente, voglio ammazzarli con le mie mani. Allora è vero, in servizio erano. Bisogna avvisare la polizia, altrimenti rischiamo di rimanere vedove prima ancora di essere sposate. Andiamo. Andiamo. La borsa. La borsa. Sì, i nostri due colleghi di New York stanno per essere fatti fuori, proprio nella tana di Al Capone. Questa è la volta che prenderemo Al Capone con le armi in pugno. Ordina a tutti gli uomini disponibili di venire qui immediatamente. Cerchi qualcuno. Chi non muore si rivede. Carmenzita, prepara un tavolo per i signori. Subito. Mannaggia fetta. Ehi, ehi, lasciate stare quei due. Ehi là, levatevi. Dobbiamo spaventarli. Ciccio, sono io, sono salita. Francesco, scappiamo. Scappa, scappa. Andiamo, spiega, Francesco. Scusi, anche a me. Per di qua. No, qui c'è l'appendice. Mani in alto, giù le armi. Non fare il furbo, Al Capone. Siete circondati. Thank you. S'il vous plaît. Pace. Papà Calogero, veramente grazie. Non c'è di che. Papà Calogero, voi per noi siete stato sempre uno zio. Non c'è di che. E non vi preoccupate, sono sicuro che faremo un ottimo viaggio. Anch'io ne sono sicuro. Buon viaggio. Buon viaggio. Buon viaggio. Si parte. Si parte. Si parte. Si parte. Za, 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 za. Za, 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 zi, za, zi. Ehi, voce! Beh,
E stavamo dicendo, non credete che in questa automobile ci sia qualcuno in più? No, c'è qualcuno in meno. Come sarebbe? In meno perché il cane è il suo burro, poverino, e non può viaggiare. Ma noi stiamo andando in viaggio di notte. Io questo l'ho capito. E allora cosa credete che vi lascio partire sole con le mie figlie, è vero? Per cosa mi avete preso? Per ruffiare a me? Ma don Calogero, noi già ci siamo sposati. Ma questo lo so io, la gente non lo sa. Ma amico mio, io sono uomo onorato, adesso muovete, va avanti a mettere in moto, vai. Ma che dici? Io non ci capisco. E ci capisco io. Zitto. Roba da matti. Uomo onorato sono. Compatitelo. Io qui non riesco a mettere in moto. E per forza, le macchine sono come i cani, riconoscono il padrone, la metti in moto. Va bene, papà Calogero, non si arrabbi. Qui c'è in gioco il mio diritto di marito. E anche il mio diritto di pace. Come? Altro di tutto! Papà Calogero! A me! Ingraziato! Ciao, papà! Abbiamo fatto crollare la casa, abbiamo ferrato con queste mani una trave e crà, tutto giù. E poi... Pa, pa, pa! No! E poi quelli rimasti vivi sono scappati via. Noi li abbiamo inseguiti e poi... Pa, pa, pa! Li abbiamo buttati in una valletta, li abbiamo accerchiati e poi... E poi... Adesso devi fare pa, pa, pa! Ah, pa, pa, pa! Te domani vai! Andiamo via, fanciulle meravigliose del deserto sfinito. Ma che fai? Non vieni! Aspettatemi! Mi è caduto uno sceriffo! Aspettate! Ciccio! Ciccio! L'armadio! Non hai mai visto un armadio? Guarda! Ma che c'è? Guarda! Dorme. È morto. Vuole ripetere? Due chandon de fricot, piper, moon, vieille réserve, demi-sec, cordon rouge e pommery. Risponda lui. Nussi, mio garçon, vogliamo una bibita, capisci? Una bibita in due. Tu all'estero non puoi viaggiare, non comprendon. Due bibiton, pur moallou. Quando devo girarmi, ditemelo. Voi avrete il controllo della zona tra la seconda e la terza strada. Arrestate spacciatori di droghe e prostitute, ma soprattutto bisogna eliminare il gioco d'azzardo clandestino. Questo è il vostro compito. Via, presto! Ma dove andate? Deficienti. Guardami, si legge in faccia il mio soffrire. Guardami, si legge in faccia il mio soffrire. Ma che stiamo cantando? Traviata a casa mia. Abbiamo vinto. Ma insomma, chi ha vinto? Freccia rossa, non l'hai vinto? Ciccio, se viste, l'informazione era esatta. Se non sei la fasulla, abbiamo vinto. Senti. Nella. Senti. Nella. Senti. Nella. Nella. Senti. Ma come parli? Di sei stile parlo. Silenzio. Disertori smidollati, vigliacchi, ma vergogna del nostro reparto. Vermi schiude. Schiude quella bocca, se no la polmonite prendiamo. Schifosi. Queste sono per voi. Ah, un regalino per noi. Come gentile.
Ma di che cosa si tratta? Mi ricorda qualcosa. E non lo vedi? E sono due maschere da bagno. Ah, ci scusi l'ignoranza, ma non avevamo capito. Possiamo? Ah, che calda! Posso? Papà, papà, oh babbo, hai visto che c'è il sergente Fetoso? Che credi, non me ne accorto? Eh? Che credi, non me ne sono accorto? Ma che dici? E che credi, che non me ne sono accorto? Qui, tra le mie braccia. M'ha baciato, oh che felicità! Italia, Roma, cittadini, amici, chiudo questo mio comizio invitandovi a votare compatti per il Partito Comunista. Per il partito comunicativo che a fraterna, a paterna e a moglie a tutti gli italiani, lo scudo crociato. Quello che conta è la lotta e noi lotteremo. I reazionari sono tigri di carta. Ma quale tigri? Qui da noi tigri non ce ne sono. Ci sono gli agnelli. Sì, gli agnelli, quelli della Fiat. Sì, quelli della Citroen. Offside! È cosa grave, offside? Vuol dire fuori gioco! Mettere le mani! Vai! Ma che fai? E voi mi fate cascare! Sulla banca! C'è la miseria! No. Seduto! Don Ciccio, che fate? Signor arbitro! Ma che fa? Non lo so, sarà una nuova tecnica. Sono in 12 come gli apostoli. E per forza è entrato Giuda. Don Vrenk. Sostituisco il portiere. Tu negli spogliatoi, vai! Chi ha domandato dei cugini Capone? Noi! E chi sareste voi? I cugini Capone. Ripeto la domanda. Di chi avete chiesto informazione, voi due? Dei cugini Capone. E chi sareste voi? I cugini Capone. Siete spiritosi, muchachos? Ricordati soprattutto che noi non conosciamo.